partecipazione cospicua e sostanziosa che c'è stata domenica all'ingresso di Pompei, dove siamo andati sfidando le ire dei custodi, le ire delle guide turistiche che preannunciavano una grande folla, mentre invece abbiamo fatto un po' di fila, sì, ma fruendone fino a mezzogiorno siamo rientrati. Mi fa piacere di chi si è attardato anche dopo a continuare a vedere delle altre cose. Ci ritorneremo ancora in queste occasioni, sapete, sono delle manifestazioni. Lo so che buona parte di noi ha l'accesso libero per l'età oltre i 60 anni, la biglietteria, la cosa, però a noi ci piace questa festa enorme di all'incirca 30.000 visitatori in una sola giornata e quindi stare insieme. Ma abbiamo visto la mostra, ci siamo concentrati sulla mostra che era con noi domenica e quindi l'abbiamo vista in tutta la sua essenza. Prima di arrivare alla mostra ci stanno ancora delle cose che provengono dal museo della Villa Regina, dove c'è il pane, dove c'erano i cereali che appartenevano alla cultura. E questo fatto ci ha incuriosito tale e tanto da fare accendere la miccia e con Lucia, la nostra chef in questo caso, abbiamo preparato quella che una volta abbiamo consumato insieme qualche annetto fa davanti a un ninfeo di Villa Fondi, che sapevamo che era chiuso, è stato aperto il 1º maggio, ma penso che sia stato richiuso il giorno dopo. Pensate a questi balzelli delle situazioni. Non me ne vogliano gli archeologi, è presente anche in sala la dottoressa Cicirelli, e quindi ci fa piacere, ne siamo onorati. È stato mandato un direttore che viene da Nola, dirige già di per sé in questo momento tre musei ed è stato mandato qua per aprire il Museo Giorgio Vallée, che è stato aperto, poi hanno messo degli orari dalle 13 alle 18, ci andremo a vedere quella che si chiama la collezione Savoia, di cui siamo già andati una volta, ma delle persone mi hanno chiesto di rivederla. Si tratta di una serie di reperti archeologici raccolti da questo medico, che però per una serie di vicissitudini è finito un po' fuori legge, ai margini della legalità, e quindi ha fatto questa donazione al museo. La sua raccolta rimane raggruppata ed è esposta al museo. Tra le altre cose, in questa collezione Savoia ci stanno degli spinieri, ci sta un elmo di tipo sannita, è un materiale che proviene dall'area di Ponte Cagnano. Intanto vi invito a tenerci in contatto, frequentate quella chat perché abbiamo accesa la miccia per ritornare a Capri e ci vogliamo ritornare non da turisti, da viaggiatori. Significa che ho chiesto alla compagnia di navigazione se, dove e quando ci possono agevolare. Mi hanno detto che mi faranno sapere. Attenzione, me lo fanno sapere quasi la sera per la mattina, e quindi tenetevi pronti per andare questa mezza giornatina a Capri per andare a vedere un museo che ci tengo tantissimo, su Adana Capri, è dedicato a questo signore svedese Axel Munthe, un medico svedese che nella sua villa ha raccolto quello che era in giro per Capri e quello che trovava sul mercato antiquario della fine dell'Ottocento. E quindi alla conclusione della conferenza del dottor Antonio Vanacore dedicata alle acque in epoca romana in penisola sorrentina, ci siamo rivolti a lui perché è un giovane che ci stiamo crescendo, abbiamo presentato una sua prima pubblicazione, poi sono arrivati degli articoli su riviste specializzate, di cui con il suo permesso chi lascia la mail ve le invio su riviste specializzate di tipo archeologico, come Salterrum che esce nell'area Cava dei Tirreni, Salerno, oppure come Apollo o altre riviste specializzate di archeologia, che non è facile trovare in edicola. Ecco perché gli chiederò il permesso per potervela inviare in lettura, su 7-8 pagine, 10 pagine. Lui sicuramente acconsente perché questo permesso già me lo ha dato altre volte. Ci rivolgiamo a lui perché è uno degli archeologi da fronte, nel senso che in questo momento, giusto per farvi capire che significa l'archeologo che sta sul posto, tenete presente la chiesa dell'Annunziata, che è una delle chiese dichiarate
questa istituzione nazionale che si chiama Wedding Planners, coloro i quali curano i matrimoni internazionali, una delle chiese più belle risulta essere l'Annunziata ex vescovado di Vico Equense. Adesso, intorno a quella chiesa, intorno a quell'area, tra il Castello Giusso, c'è una risistemazione della pavimentazione, c'è un riordino, insomma, stanno spendendo un po' di soldi. In questi luoghi, quando si scava, è necessaria la presenza dell'archeologo, e quindi lui sta supervisionando questi lavori. Questo è il significato di archeologo da fronte, no? Attivo sul posto, altrimenti con la benna è facile che vanno via e vengono obliterati e cancellati testimonianze importantissime. Siamo felici che ti sei abbracciato questa croce perché andrà per le lunghe. Siamo felici che è presente su uno scavo finalmente per un fatto d'obbligo, la sovrintendenza ha imposto già da un bel po' di annetti che eventualmente sottosuolo, superata una profondità di 50 cm, è necessaria la presenza dell'archeologo. E poi perché la sua ricerca non si è fermata a quel libro che presentammo 2 anni fa, poco prima del Covid, a Villa Fondi, insieme al dottore Bifurco, che domenica era con noi, a quel libro in cui rianalizzava tutto l'acquedotto secondo una mappatura fatta dall'ingegnere dall'Ottocento, dall'ingegnere Cangiani, no? Questo tracciato. In estrema sintesi, a lui gli abbiamo chiesto di farci comprendere questa civiltà romana che è arrivata a Sorrento, ha impiantato le radici ed è impiantate con una profondità tale da scavare e attraversare le montagne con un tunnel in cui una persona di dimensioni normali, 170, 175, 50 centimetri di larghi, riesce a camminarci in piedi, con dei pozzi di luce di tanto in tanto, ancora attiva, che ancora scorre l'acqua. Tutto confluisce in cisternoni alti e cisternoni bassi, in modo da avere una prima purificazione delle acque. La sabbiolina viene lasciata nella parte alta e nella parte bassa va quella della fruizione, cisternoni che alimentano ancora Marina Grande di Sorrento, l'acqua della Goli oggi passa attraverso e poi mettere in relazione questo acquedotto con le fontane che ogni 200 metri attraversando Pompei troviamo lungo le strade, che sono indice e testimonianza di grande civiltà, mentre qua invece in questa epoca, in tempi odierni, da scintillare, date le visioni che c'è da ammirare in mano, no? I bimbetti che vanno a scuola, tirate sulle maniche, strofinate bene, l'abbondanza delle acque significa già superare, significa già conoscere i pericoli di una cattiva igiene, eh? Attenzione. Poi ci sarà una decadenza enorme, no? Ali Trisi descriverà le città italiane come le città più sporche del mondo, perché maiali, animali che camminavano nella strada, nelle cose, quindi una serie di situazioni. Ma il mondo romano e la civiltà romana era fatta di quelle fontane che abbiamo visto domenica, sia a Ercolano che a Pompei, ogni 200 metri. Ne approfitto ancora, prima di dare la parola al dottor Vanacore, per invitarvi a tenerci in contatto. Eventualmente le iscrizioni ci sta Lucia che le raccoglie in questo momento. Il prossimo appuntamento. Non ho il No, cappello. c'è l'Ambrogio, c'è l'Ambrogio. Ambrogio Il prossimo appuntamento per fruire di queste visite gratuite è la prima domenica di giugno. Il piacere di stare insieme, di vedere con gli occhi comuni questa mostra dedicata ai gladiatori, ma non solo quella, ce n'è una in particolare che avrò piacere di illustrarvi, che è quella dedicata a Caruso. Il Museo Archeologico di Napoli si preoccupa di fare una mostra su Caruso, in una sezione collaterale a parte dove è stato sistemato tutto l'ambiente del restauro. Ci stanno delle sale con delle figure enormi, con delle immagini che raccontano il Caruso che noi celebriamo a Sorrento sulla terrazza del Vittorio. Quindi,
I gladiatori e Caruso, concentrati su queste mostre, e come sempre le signore mi hanno fatto promettere che a luna dobbiamo stare a casa, a luna saremo a casa. Ci vediamo all'ingresso, io mi anticipo di una mezz'oretta, tre quarti d'ora per prendere i biglietti e quindi evitare la fila appena mi arrivate tutti quanti col treno, la metropolitana esce sotto al museo, e quindi ci vediamo lì, pochi passi. E quindi questa scoccola, il problema è anticiparsi. Pensate che Pompei ha un limite massimo di 15.000 persone al conteggio, appena superati viene chiuso. Domenica non è scattato questo meccanismo, c'è stato un ingresso a flusso continuo. L'unica cosa che dovete sopportare sono queste guardianelle della ALES, le quali mal pagate, hanno repulsione. Ho sentito a malapena, e poi l'ho segnalato anche nel mio piccolo sul giornale, sulle recensioni, interloquivano tra di loro: attenta, sta arrivando a Mazzam, sta arrivando a te. Un pubblico che arriva da te, e essere la Mazzam, sapete che cos'è? Sono i pesci più saporiti del fondo della vita dei pescatori. Però hanno poco mercato, poco valore, quindi noi siamo quelli non paganti. Ecco perché queste guardianelle dell'ALES, in un modo o nell'altro, devono essere rieducati. Io non le ho condannate, le ho invitate solamente e semplicemente a fare un corso di accoglienza, anche e soprattutto perché queste giornate sono state partorite dal ministro e sono state volute da Massimo Sanna, che conosce bene la realtà di Pompei, ma servono a creare un approccio. Se rimane sempre e comunque una distanza, un accesso, e poi succede che i 17 euro da pagare all'ingresso, 4 ragazzi, 17 euro, 34 più 34, 4 ragazzi si guardano in faccia, e a Bombay stesso, anziché di entrare negli scavi, trasferito a McDonald's. È sicuro che se ne esce con la panza piena e imbriaco fino a mezzanotte. Purtroppo la situazione della gioventù in Campania è questa. Se noi mettiamo 4 ragazzi all'ingresso di Via Esedra, allora a casa suo McDonald's, a 17 euro, pensate che il McDonald's a 9,50 euro c'era una bistecca e i bufali, che sta male. Dice: ma allora la cultura fa guerra con me? Purtroppo, questi sono gli andazzi di programmi scolastici mal sistemati e mal organizzati, questi sono gli andazzi di politiche, mentre invece questo approccio gratuito fa sì che se il fidanzatino vede che la fidanzata lo trascina dentro e poi ci va una volta, e poi ritorniamoci a vedere il mosaico, e poi si fanno il risolino nella stanza, nelle salette nella casa dell'Ubalare, si fanno risoline, può darsi che ritorneranno, altrimenti succede come nella coscienza di Zeno, e musei, meno male che si vede solo in viaggio di nozze, non si vede più. Ho già parlato troppo. Teniamoci in contatto, addirittura se non proprio per martedì prossimo con il dottor Vanacove andremo a vedere in anteprima assoluta una delle cisterne nell'ambito del comune di Vico Equense, perché lui sta seguendo questa traccia delle acque e quindi è finito per lavorare a Vico Equense. Quindi questo cisternone antico romano che è a Vico Equense ce lo illustrerà in il sentiero è vecchio, ma voi metterete le scarpe di ginnastica, il vestino mangia la strada, ma voi metterete i blue jeans, capito, si sta appena, che c'è, pure si sta appena, lo si prende. Prego.